Martino, secondo te chi stabilisce la salute? Qual è l'organo che dovrebbe stabilire la salute? Mi direbbe il bambino, si è spaventato, direbbe sicuramente il medico. Dovrebbe sicuramente un profilo di ordine medico. Quando mai? Qui in Italia, onorevole Petronello lo sa meglio di me, ci sono le leggi che stabiliscono una persona quando deve guarire. Anzi, nel momento in cui si ammala, entro quanto tempo deve essere rimesso dall'ospedale. È vero, caro? Senza neanche sapere di che malattia una persona può essere affetta. Quest'anno, onorevole Petronello, lo sa bene, la regione Campania, lasciamo stare i colori politici, lo dico in maniera asettica perché è la nostra regione, ha stabilito, carissimi amici siciliani, sapete che cosa? Quante persone si devono ricoverare nell'anno prossimo, cioè da ora al 31 dicembre. È come se stabilisse quante persone devono stare male. Questa è l'Italia che ci è stata consegnata ai nostri padri. Questa è l'Italia che l'altro giorno Benigni ci ricordava per le persone che sono morte in forza di un evento o in forza di un sogno tanto glorioso. Ed allora, caro Mario, è fondamentale, perché tu sei l'espressione vivente di che cosa significa. L'espressione vivente di che cosa significa avere una disabilità che si porta avanti in maniera assolutamente onorata ed imbattersi con quel profilo della burocrazia per cui alla scadenza dell'orologio del 60° giorno, del 90°, del 120° giorno scocca l'ora X per cui devono rifarsi le pratiche come se quei medici non sapessero che le pratiche vanno rifatte, vanno ripresentate e poi vanno riattivate. E allora, e questa è la nostra Italia, e questa è l'Italia di Mameli, l'Italia di Mazzini, di Garibaldi, di Cavour, ne potremmo contare, o se volete, di De Gasperi, di Togliatti, tanto per arrivare ai nostri giorni, onorevole Petronello, o anche l'Italia dei nostri parlamentari. Lasciamo stare in ordine a questi profili. Ed allora, io credo, caro professore, che dobbiamo avere un rigurgito di forza, uno scatto di reni fortissimo. L'Italia, la civiltà, non si misura per i gradi di competenza in determinati settori, ammesso e non concesso che siano competenze ed ammesso e non concesso che siano settori che possono servire alla vita umana. L'Italia, il valore, il progresso, si dimostra con la sensibilità. La sensibilità, chi ho di fronte è una persona o un numero? È una persona a cui io devo rivolgere la mia attenzione o è un numero che deve essere inquadrato in un contesto di riferimento al quale, se ci sta un contesto territoriale io posso dire una cosa, se ci sta un contesto abitativo ne posso dire un'altra. Onorevole, l'altra sera lei era insieme a me ad Oliveto Cintra, a Rocca d'Asso. La soppressione degli ospedali, non perché la gente sta bene, se dicessimo un bambino perché si chiudono l'ospedale? Perché la gente sta bene, direbbe. Scusate, se uno va in ospedale chi sta male? Chiudono l'ospedale perché pensano che la gente sta bene. Quando mai devono chiudere l'ospedale perché in determinati parametri non si riesce a rappresentare per cui una persona che dovrebbe raggiungere entro 20 minuti, mezz'ora, un ospedale lo deve raggiungere in 2 ore? Perché poi alla fine, poi si rischia e si può rischiare seriamente di dover magari pagare con la vita determinate disfunzioni. Ed allora, perdonatemi, perché nel momento in cui si festeggia perché è giusto, ci mancherebbe altro, non dare lustro alla nostra patria, ci mancherebbe altro, ma nel momento in cui si festeggia e si sottolinea determinati valori e si festeggia e si sottolinea il sacrificio di tante persone, io vorrei vedere se ci ascolteranno, perché ci ascolteranno, caro professore, dal mondo della verità, ad immaginare che sono morti perché fare che cosa? Per far scrivere una legge onorevole in forza della quale qualche deficiente, perché tanto certamente non è un medico, stabilisce io entro quanto tempo guarisco. Un amministratore pubblico, il sottoscritto virtuale, un amministratore che stabilisce quante persone si devono ricoverare, quante persone dovranno avere la febbre, quante persone dovranno andare in bagno. Ed allora, cari amici, viviamo i nostri 150 anni. Dicevo, chiudendo qualche minuto fa, l'Italia è un bellissimo paese, sicuramente mi viene la voglia di dire viva l'Italia, ci mancherebbe altro. Ma viviamolo con la consapevolezza che intanto c'è il progresso, nel momento in cui i passi in avanti, noi ce ne vogliamo anche tanti, caro professore,
Non ce ne avevo manco tanti, perché poi alla fine non è la quantità che li fa. I passi in avanti sono i passi in avanti per tutti. La politica, dicevano i migliori e più illuminati, nostri padri costituenti, De Gasperi, Togliatti, eccetera, dicevano che la politica intanto si fa grande quando riesce ad interpretare le esigenze dei piccoli. Perché è semplice fare i grandi con i grandi, è semplice fare i grandi da grandi. Ed allora, caro maestro, io ti ringrazio di questa testimonianza sulla tua persona, perché è giusto che la gente, non soltanto la gente siciliana, sappia che cosa significa imbattersi nel mondo di una civiltà cosiddetta evoluta, in riferimento a chi avrebbe soltanto diritto ad avere la propria dignità, ad essere guardato in faccia come persona e senza magari tutta quell'enfasi che viene ad essere sempre rimessa. Vi ringrazio e vi chiedo scusa. Questa scelta che gli altri fanno per noi, perché quello che dice il Signore è importante, una regione che si prefigge quante ore o quanti giorni posso fare terapia, è una regione ovviamente o a livello nazionale, che poi il marcio viene dalla testa, come dice la cosa, viene dalla testa del pesce, perciò a livello nazionale dei trasferimenti, perciò anche lì si stanno inventando sempre di più ad escluderci invece di indurci. E poi ovviamente anche sulle nostre politiche, basta pensare che quest'anno le risorse delle politiche sociali e dei piani di zona verranno finanziati con il 40% in meno, che vuol dire molto.